benvenuti allo speciale di RTTR sui Giants di Bolzano, il movimento del football americano altoatesino. Siamo allo Stadio Europa, la casa dei giganti bolzanini. Alle mie spalle si sta svolgendo un incontro di giovanile, attività su cui Argeo Tisma, presidente e allenatore dei Giants, ha scommesso molto. Le giovanili dei Giants Under 17 e Under 15 sono riuscite nell'impresa di vincere tutte le partite del campionato regolare, in particolare a sbalordito l'Under 17 con più di 200 punti segnati contro appena due mete subite, ed è forse l'eccesso di sicurezza che li ha traditi in semifinale contro i Longhorns di Grosseto, i quali hanno espugnato lo Stadio Europa per 34-28. L'Under 15 invece, meno esplosiva e più inesperta rispetto ai compagni più grandi, è arrivata fino in fondo conquistando il tricolore festeggiato con il sindaco di Bolzano Spagnoli. Il football americano ormai sia diventato tradizione nella nostra città, è uno sport non semplice da capire nella mentalità europea e italiana, però chi poi si avvicina, chi prova a praticarlo, si appassiona, c'è una grande passione, un grande slancio, e soprattutto ci sono dei valori dello sport che sono legati al saper fare squadra, al rispetto dell'allenatore, al rispetto dell'autorità, all'ordine, perché una squadra deve essere ordinata, e questo sono aspetti fondamentali nell'educazione dei giovani. È stato fatto grande lavoro per l'Under 17, abbiamo cominciato già a metà gennaio e i risultati si vedono. L'Under 15 ha già vinto tutto, questo ha iniziato però in fine agosto. Questa generazione mi dà molto soddisfazione, perché si comportano bene e di conseguenza possiamo lavorare molto bene. Da quest'anno in poi abbiamo deciso di tesserare anche ragazzi extracomunitari, perché riteniamo che l'integrazione, se riusciamo a farla a questa età che sono giovani, dove non c'è né religione, né partiti, né politica, né niente, sono ragazzi che imparano a giocare, a vivere insieme, lavorano tutti uno per l'altro, combattono insieme, danno l'anima insieme. Nel novembre scorso la Lega Italiana del Football Americano, che raccoglieva oltre 45 squadre, si è scissa in due: la NFLi, capitanata da Giovanni Cantù, di cui è presidente da 9 anni, e la Italian Football League, voluta fortemente da Tisma, che raccoglie i migliori team d'Italia, rientrando nella vecchia federazione della FIDAF. La NFL Italy, che era la Lega Italiana, non era in regola con quello che sono la legge Melandri e così via. Allora abbiamo deciso di intanto istituire la Lega di Serie A, e nel frattempo, parlando con il CONI, abbiamo recuperato la FIDAF, che era al CONI. Questo è il calendario 2008 del primo campionato IFL dei Giants Bolzano. Tra i big match, l'esordio del 12 aprile con i Panthers Parma, a seguire l'incontro casalingo del 27 aprile contro i Lions Bergamo, campioni d'Italia, e da segnalare infine la trasferta dell'ultima giornata della stagione regolare a Bologna contro i Doves, sfida che non si vedeva dagli anni 80. E ora attualmente in Alto Adige ci sono due franchigie: i Giants di Bolzano e i Wolf Merano. Tra le fila dei Giants Bolzano, uno dei team pretendenti al titolo, milita anche Reggie Green, running back americano, che ha infranto tutti i record italiani per il suo ruolo. Le sue gesta sono state raccontate dal romanziere John Grisham nel suo ultimo libro, Il professionista. Mi sembra una buona cosa per il football americano qua al Bolzano, così facciamo un po' di pubblicità in quel senso. Io sono onorato, nel senso che mi hanno scritto su di me, e spero che la gente si piaccia il suo libro. Lo speciale di RTTR su Giants Bolzano e sul football americano altoatesino finisce qua. Per chi volesse venire a vedere una partita qua allo Stadio Europa, dovrà aspettare marzo 2008 con l'inizio della Serie A del massimo campionato. A presto!